Amici di FVG Sport Channel, amici di Free, amici di fvgsportchannel.com, ben ritrovati. Buon anno, buon 2014, ricomincia con questa settimana la nostra trasmissione Sport Life, una vita per lo sport. Andiamo a conoscere i grandi personaggi che fanno lo sport in Friuli Venezia Giulia. Questo 2014 iniziamo l'anno con un calibro da 90. Do il benvenuto a coach Matteo Boniccioli. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben rientrato, perché sappiamo che ha avuto un'esperienza in Kazakistan, ne parleremo. In realtà lei non è mai andato via da Trieste, nel senso come attività in loco a Trieste, no? È sempre rimasto legato alla pallacanestro Trieste. Sì, sì, sono legato anche da un ruolo proprio, che è quello di responsabile storia giovanile, e poi compatibilmente con le cose che potevo fare io ho dato una mano quando potevo. Ce l'ho qui, stampato la pagina di Wikipedia dedicata a Matteo Boniccioli, c'è tutta una serie di dati. Lei ha una carriera incredibile, credo che siano pochi gli allenatori, ma direi le persone italiane in questo momento che possono vantare un curriculum anche all'estero di questo livello. È più orgoglioso? È stato più complicato? È stato più una scoperta? Come vive questo curriculum che si porta dietro? Ma io dico una cosa, che la pallacanestro, che avrei fatto anche se non fosse diventato mio mestiere, mi ha consentito di fare quello che mi piace, nel senso non soltanto di allenare dei buoni giocatori e di ottenere ogni tanto anche qualche risultato, ma di viaggiare e di conoscere posti che se no difficilmente avrei potuto conoscere, quindi l'Italia innanzitutto, ma il Belgio dove sono stato, il Kazakistan, quest'estate ho fatto questa esperienza fantastica, l'estate scorsa, di guidare la nazionale del Kazakistan a FIBA Asia, a Manila, quindi anche le Filippine, insomma diciamo la fortuna è doppia, fare quello che mi piace e anche avere la possibilità, grazie a questo mestiere, di conoscere posti che se no onestamente non avrei potuto vedere in nessuna maniera. Io so che con lei si può parlare di molti aspetti, non solamente dell'aspetto tecnico legato alla pallacanestro, ma anche dell'aspetto organizzativo piuttosto che dell'aspetto sociale. Lei è partito dall'Inter 1904 Trieste, stiamo parlando di pallacanestro, me ne sono dimenticato anche perché... Questo è realtà, medioevo ormai. Sì, 1904 Trieste è una società da cui uscivano i Sandro De Paul, se non ricordo male uscivano Pozzecco. Roberto Ritossa... che ha giocato anche qui a Udine, Gianmarco Pozzecco e poi altri giocatori formidabili di questo inesauribile serbatoio di talenti che è sempre stato a Trieste, come Paolo Moschioni, Gigi Parigi, tanti giocatori, Fulvio Pascon, tantissimi giocatori, questi sono tutti ragazzi nati negli anni 60, ragazzi, ormai siamo dei nonni, ma insomma ragazzi nati negli anni 60-70, allenati da un grandissimo della pallacanestro italiana, direi io, anche se ha sempre vissuto a Trieste, che è stato Tullio Micol, che è stato un allenatore durissimo, fantastico, uno di quelli che io chiamo i padri della patria, insomma, allenatori che hanno veramente costruito la pallacanestro italiana. Io ho avuto la fortuna e l'onore di collaborare con un altro grande padre della patria, che è stato Tonino Zorzi, sia ad Avellino che a Bologna. Però io ho sempre cercato di fare riferimento a queste persone qua, perché sono quelli che hanno consentito poi a noi di fare questo come mestiere. Insomma. Ha citato Tonino Zorzi, che è legato a uno degli aspetti che mi piacciono personalmente di più del suo modo di lavorare. Ha aperto delle strade, il senior assistant Tonino Zorzi a Avellino piuttosto che a Bologna, penso sia una sua idea portata sì, in Italia. Questa è una delle poche cose delle quali sono molto orgoglioso, nel senso che in Italia c'è sempre stata, non solo in Italia, ma soprattutto in Italia, che è un po' il paese dei sospetti, c'è sempre stata la tendenza ad avere come assistente un giovane poco preparato, in modo tale da non rischiare che alla terza sconfitta consecutiva la società non avesse in testa l'idea di sostituirti con quello che ti stava a fianco, cosa che peraltro succedeva comunque. E io invece, diciamo, sono molto orgoglioso anzitutto del fatto di aver avuto forse anche la faccia tosta di andare da Tonino proprio agli europei di Gorizia, quelli in cui giocava. Sì. Io ero stato appena nominato allenatore general manager di Avellino e ovviamente avevo bisogno di un collaboratore tecnico possibilmente più bravo di me, nel senso che, e Tonino Zorzi sicuramente più bravo di me, e gli chiesi se aveva piacere di tornare ad Avellino, dove lui era già stato come capo allenatore, a fare quello che sapevo lui stava dicendo che avrebbe voluto fare, cioè il senior assistant, soltanto che appunto in Italia per questa... Glielo chiesi e devo dire che sono stati tra Avellino
che grazie a Tonino, grazie ai giocatori che reclutammo, grazie alla famiglia Ercolino che investì una bella cifra, portammo Avellino, che l'anno prima avevamo io personalmente, assieme a Gigio Gresta come mio assistente e Menotti San Filippo come general manager, avevamo salvato dalla retrocessione in A2 per differenza canestri con Reggio Emilia. L'anno successivo, con me in qualità sia di allenatore che general manager, guadagniamo la qualificazione all'Eurolega vincendo la Coppa Italia a Bologna in campo neutro contro la Virtus e arrivando terzi in campionato. Quindi diciamo questa collaborazione con Tonino, che poi è continuata a Bologna dove abbiamo vinto l'Euro Challenge e perso la finale di Coppa Italia contro Siena di un punto, è stata una delle cose delle quali vado orgoglioso, cioè di essere andato oltre questi timori molto modesti e molto meschini. Secondo me aver avuto la possibilità di offrire un ruolo importante ad un grande allenatore italiano, di aver imparato molto da lui e di aver, grazie a lui e grazie a tutte le persone che hanno lavorato in quel periodo assieme a noi, aver ottenuto veramente risultati piuttosto importanti. Torno un attimo indietro anche per chiudere l'argomento che avevamo iniziato. Dai tempi in cui lei ha iniziato a Trieste, ha citato giocatori importanti usciti dal vivaio triestino, si è un po' tornati adesso, 30 anni dopo circa, sì, forse meno, a di nuovo valorizzare il vivaio triestino. Quanto c'è di suo dietro a questa situazione? E quali sono i margini di miglioramento adesso? Perché devo dire onestamente che c'è molto di mio, nel senso che dopo io me ne andai da Avellino, il sindaco, l'allora sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che assieme a Massimo Paniccia, in qualità di amministratore delegato dell'Acegas, gestivano la pallacanestro cittadina, mi venne chiesto di occuparmi del basket cittadino, che versava in una situazione piuttosto critica, nel senso una salvezza ottenuta in B2 in un playoff, in un playout per non retrocedere contro, non so se Belluno o Bassano del Grappa, insomma una tragedia. E io accettai questa offerta con grande entusiasmo, posi come condizione la possibilità di continuare ad allenare, perché ovviamente questo è il mio mestiere, anche se in realtà, lo dico ogni tanto scherzando, ma non troppo, credo di essere più bravo come general manager, come allenatore, nel senso l'ho fatto due volte, una volta ho portato Avellino in Eurolega e un'altra ho messo delle basi piuttosto concrete affinché Trieste dalla B2 tornasse in A2. E al di là di questa condizione diciamo proprio professionale, tecnica, la possibilità di continuare ad allenare qualora qualcuno mi avesse chiamato, e in quell'anno poi mi chiamò la Virtus Bologna, credo di aver avuto il merito di dare una svolta significativa alla pallacanestro cittadina, con un grandissimo rispetto nei confronti di una serie di eccellenti giocatori professionisti come Bonaccorsi, come Pilat, che però stavano oggettivamente concludendo la loro carriera a Trieste. Noi rivoltammo completamente l'impostazione di base della società, assieme a dei grandi collaboratori come Sergio Dalla Costa, come Maurizio Modolo, chiamando un allenatore che voi conoscete benissimo a guida del settore giovanile, cosa che fa tuttora, che è Stefano Comuzzo di Udine, mio amico innanzitutto, oltre che assistente sia alla Snaidero che poi alla Fortitudo Bologna, e decidemmo in collaborazione con la gran parte delle società triestine e da qualche anno, lo dico con grande orgoglio, anche con le società del gruppo etnico sloveno, quindi con lo Iadran, il Conto e così via, di far diventare una sorta di muro che è caduto. Sì, anche questo, credo di sì, per diciamo la disponibilità di Marco Bang e di tutti gli amici dirigenti del gruppo etnico sloveno, che hanno capito come quella fosse secondo me l'unica strada per uscire dal momento di grande difficoltà. Abbiamo semplicemente deciso tutti assieme, quindi Azzurra Trieste, Don Bosco, Servolana, di far diventare la Pallacanestro Trieste la scatola contenitrice del prodotto cestistico cittadino. Io feci questa proposta, la proposta venne accolta, e a distanza di 5 anni, perché naturalmente ci voleva, la prima cosa che facemmo fu la stessa cosa che sta facendo adesso il mio amico Michalic qui a Udine, cioè richiamare quella generazione di triestini che, siccome non c'era un settore giovanile credibile, a 15-16 anni se ne erano dovuti andare i vari Colli, Cigliani, questi ragazzi qua, cioè fare una squadra di triestini in B2 e poi in B1 di ritorno, diciamo, i triestini della diaspora, cestistica in qualche maniera.
Ma la cosa più importante che facemmo, grazie, come ribadisco, alla collaborazione con le società che ho citato prima, è ingaggiare uno tra i, credo, 5 migliori allenatori di attività giovanile che ci sono in Italia, che è Stefano Comuzzo, al quale poi successivamente affiancammo un ulteriore professionista, che è Francesco Pompeo, che adesso allena nelle giovanili della Benetton di Treviso, ma che è stato per molti anni con noi, salvo poi dopo quest'anno richiamare Teddy Devetag, che anche voi conoscete benissimo per aver lavorato anche lui alla Snaidero, e stabilire che la squadra della città sarebbe stata una squadra compatibile con le scarse risorse che Trieste ha sempre dato allo sport. Dico con molto orgoglio che grazie a questo lavoro che abbiamo fatto, mettendo innanzitutto la struttura tecnica nelle mani di un allenatore di grande capacità, e venendo affiancati anche qui da Massimo Paniccia, che ha svolto per la Pallacanestro Triestina un ruolo fondamentale, in questo caso in qualità di presidente della Fondazione Cassa di Risparmio. Massimo Paniccia ha colto il significato sociale della nostra attività, cioè quella di coinvolgere tante società triestine, quindi non soltanto quelli bravi, perché naturalmente i bravi sono pochi, però coinvolgere tutte queste società in un discorso che portasse a suo compimento quello che vediamo adesso in campo, cioè una squadra che gioca in A2 più che dignitosamente, con 6 dodicesimi del roster, composto da ragazzi reclutati in città. Che caso più unico che vado. No, credo sia nella storia della pallacanestro italiana, non so quante volte sia successo. Ci sono state nella storia altri settori giovanili, l'ultimo che mi viene in mente è il Don Bosco Livorno di Massimo Faraoni, sì, e Luca Banchi, attualmente capo allenatore di Milano. Che però reclutava in Argentina, i Cigena. Che però reclutava in Argentina, in Liguria, nel Lazio. Noi abbiamo reclutato tra Borgo San Sergio, San Luigi e Servola. Sì. Quindi, e siamo arrivati in Serie A2, sì, con dei costi molto contenuti. E quello che io continuo a dire è che la Trieste, secondo me, può svolgere in questo momento in regione una funzione importantissima. Fino a qualche anno fa i talenti regionali, per poter continuare a coltivare il loro sogno, cioè quello di diventare giocatori importanti, dovevano andarsene. Dovevano proprio per mancanza di perché non c'erano struttura. La fine della Snaidero, che Eddie Snaidero ha sempre creduto molto nello sviluppo dei giovani, la fine della Snaidero, che ha significato sostanzialmente la fine dell'ultimo settore giovanile professionistico curato anche quella volta da Stefano Comuzzo, di fatto impediva a dei giovani regionali di continuare la propria carriera qui, salvo poi dopo il talento più fulgido che abbiamo in questo momento è Michele Rozier, che sicuramente l'anno prossimo se ne andrà. Però quello che io ho sempre pensato, avendo vissuto anche esperienze di attività giovanile di un certo livello, sia con la Federazione Italiana Pallacanestro che con il club, è che spostare un ragazzino di 14-15 anni a 500 km da casa significa creargli delle difficoltà, cioè perché non ha le scolastiche, basi educative, affettive, emotive. Allora io dico, se una volta per chi voleva perseguire questo sogno si doveva andare via, adesso invece i giovani talenti regionali che crescono in gran numero nelle società del Friuli Venezia Giulia sanno che arrivati a 15-16 anni hanno la possibilità di scegliere, come hanno scelto Andrea Driutti di Gorizia, Umberto Cataruzzi di Udine, di venire a Trieste per cercare di continuare a coltivare questo sogno che noi ci auguriamo li porti a giocare a 18-19 anni in Serie A, ed è questa la discussione. In Italia si è giovani, cestisticamente parlando, a 26, noi pensiamo che si sia giovani a 18-19. Perfetto. Allora, per arrivare a giocare a 18-19 anni in Serie A, noi siamo convinti che a 14-15-16 anni al massimo si debba cominciare un percorso strutturato in una maniera diversa da quello che le società regionali ti possono dare in termini di quantità di lavoro, di qualità di lavoro fisico, abbinato al lavoro tecnico, però rimanendo in una situazione dove Driutti per andare a casa fa 45 minuti di macchina, sì, non 5 ore di treno. Sì, sì, sì. E credo sia un discorso piuttosto importante. E ce ne sono tanti di giocatori del Friuli Venezia Giulia che negli ultimi anni sono emigrati, tra virgolette, in Italia. Sì, no? E devo dire, questo diciamo, lo dico con rimpianto. Ci sono in questo momento 4 giocatori regionali giovani ai quali noi nel corso di questo cammino abbiamo offerto di venire
a giocare a Trieste e che in questo momento, alla loro età, cioè 19, 20, 21 anni, sarebbero stanchi di essere titolari. A Trieste. Che sono Fabio Mian, che coltivando il sogno è andato a Varese, col risultato di trovarsi adesso ad Agrigento, per l'amor di Dio, Franco Ciani un grande allenatore, Agrigento una realtà importante, però ad Agrigento. Certamente Fabio Mian, ai tempi in cui andava al Jordan Classic, aveva probabilmente... Io credo che avesse aspettative diverse che trovarsi ad Agrigento a 21 anni. Ecco. Noi a suo tempo gli offrimmo di venire a Trieste a fare il titolare a 18, lui ci disse di no perché andava a Varese. A Varese le partite si devono vincere con i veterani e quindi lui non giocò e poi è cominciata la discesa, no? Dalla 1 poi alla 2, dalla 2 alla 3. L'abbiamo offerto a Bossi. A Stefano Bossi allora? A Stefano Bossi, che è stato qui a Udine senza giocare mai, poi è andato a Trento senza giocare mai e adesso a Trapani senza giocare mai. E l'abbiamo offerto a Turel, figlio del mio compagno di rappresentativa regionale del 62, Davide, il quale ci disse no, vado a Imola, e col risultato che adesso sta a Bari. Allora io quello che dico, e poi l'abbiamo offerto a Candussi, che ci ha detto di no, vado a Venezia, salvo poi dopo rientrare qua, perché a Venezia non giocava. Allora quello che io dico è, abbiamo costruito con un grande sforzo, con l'aiuto della città di Trieste, di Massimo Paniccia, con la Fondazione Cassa di Risparmio, che adesso in qualche maniera soprassiede all'attività giovanile del basket cittadino, una realtà grazie alla quale i talenti regionali possono passare come filtro, perché nessuno li vuole tenere. Quando Michele Rozier se ne andrà, noi saremo le persone più felici del mondo, perché gli avremo consentito di arrivare a 20 anni, prima attraverso il club dal quale è nato, cioè l'Azzurra di Trieste, poi specializzandosi con una struttura più professionale che è quella del basket Trieste attraverso Stefano Comuzzo, fare due o tre anni di esperienza tra Serie B1 e Serie A2 e poi dopo fare continuare il tuo cammino, ma andandosene solidificato dai primi 20 anni della propria vita, che sono quelli della formazione, vissuti nella propria famiglia, nella propria regione, combattendo per i propri colori e poi dopo... Ciao, arrivederci, grazie, nel frattempo speriamo che arrivi qualcun altro. Insomma, e credo che ci siano con questo modo di operare già dei giocatori, forse non forti già come Rozier, però in prospettiva penso che ci sia già qualche nome buono. Allora, noi abbiamo fatto un esperimento che è stato molto discusso e anche molto contestato a Trieste, è stato anche motivo di qualche inutile polemica. Sì, perché poi si aprirebbe poi il discorso, l'ambiente supporta questo tipo di scelte, questo tipo di... C'è un problema di fondo. Noi abbiamo, dopo aver per anni cominciato a reclutare a Trieste dall'Under 17 in poi, su indicazione di Stefano Comuzzo, che ci ha detto, guardate, finché eravamo in B1, due anni di attività strutturata, passando da una squadra, io non parlo di squadre di società minori, perché tutte le società sono importanti, ma di una società con certi tipi di orizzonti. Due anni di attività strutturata per poi andare a giocare in Serie B1 sono sufficienti. Due anni per passare da stellina di una squadra di provincia a giocatori di Serie A sono pochi. E quindi noi, anche fruendo diciamo, di alcune mie esperienze internazionali, io ho avuto l'inverno scorso la fortuna di stare 3 giorni alla scuola basket di Marciulonis. Quindi in Lituania. In Lituania, che è in assoluto... Ormai è diventata, credo che la Lituania sia diventata meglio della Serbia come produzione di giocatori. E ormai in Europa è scontato che la preparazione di un giocatore di alto livello debba cominciare a 14-15 anni. Su questo discorso, e noi convinti di questa cosa qua, abbiamo dato vita a questo Team 98, che stando all'interno del Basket Trieste ha raccolto via via alcuni tra i migliori prospetti regionali di quest'annata, quindi Driutti di Gorizia, Forza, Triestino che giocava a Monfalcone, Umberto, mi sfugge il cognome adesso, che gioca anche Udinese. Certo. Abbiamo raccolto questi ragazzi qua, mettendoli assieme ad alcuni dei migliori ragazzi di Trieste che venivano fuori dal nostro storico giovanile, offrendo anche ad altre società triestine di prendere parte a questo programma. La risposta è stata: noi li teniamo fino all'Under 17 perché secondo noi basta. Secondo loro basta, secondo noi no. Abbiamo avuto anche nel corso di questo cammino degli incidenti, nel senso non più tardi due o tre settimane fa la nostra squadra, questo Team 98 è stato battuto dall'Azzurra, che peraltro c'è un'eccellente squadra, quella che ha rappresentato la regione nelle finali nazionali 2 anni fa a Bormio quando erano Under.
continuiamo a credere che al di là di questi, di queste vittorie e sconfitte, che poi sono fisiologiche, che se non si capisce che per produrre giocatori di Serie A bisogna cominciare prima, secondo me non si arriva da nessuna parte. È una mia opinione. Ho la presunzione di dire che, avendo avuto la fortuna, grazie a questo mestiere, di allenare in Europa da allenatore italiano che ha fatto le coppe e che ogni tanto le ha addirittura anche vinte, e da allenatore del settore squadre nazionali, e da allenatore che negli ultimi 2 anni e mezzo è stato in Asia, io credo, e mi sono confrontato con specialisti dell'argomento, e tutti mi hanno detto: Matteo, ormai a 14-15 anni rischia di diventare tardi. A Trieste si continua a pensare che cominciare a 17 sia sufficiente. Io penso di no, alcuni colleghi di altre società pensano di sì, noi abbiamo fatto questo esperimento, gli altri non hanno aderito, fra 3-4 anni vedremo chi ha avuto ragione. Però sarebbe il caso di non aspettare forse quei 3-4 anni e iniziare. Ma guarda, prima, però, io ti dico, non ho la pretesa. Un giorno un mio amico mi disse una cosa importante, mi disse: se vuoi creare una società seria non devi inventarti niente, vai a vedere cosa fanno Real Madrid e copia. Allora, questa nostra idea, che non è mia, è nostra, nel senso è di un gruppo di professionisti che si occupano di pallacanestro H24 e che hanno una prospettiva che non si limita ai confini di Barcola Cedas, insomma, ma che ha una prospettiva piuttosto ampia, confrontandoci con specialisti di tutta Europa, ci siamo sentiti dire da tutti la stessa cosa. Se vuoi avere un giocatore in Serie A pronto a 18-19 anni, 2 anni di lavoro sono troppo pochi. Ce l'ha detto Giordano Consolini, ce l'hanno detto tutti coloro i quali fanno pallacanestro professionalmente. Su questo ulteriore passo, per noi avremmo tranquillamente potuto, diciamo così, per tenere le acque chette, continuare a reclutare a 17, così tutti continuavano ad essere contenti. Abbiamo deciso di dare questa svolta alla nostra attività. Chi non c'è stato, non c'è stato. Noi abbiamo avuto, per esempio, Marco Bandel dello Jadran, che ha aderito a questa nostra iniziativa. Con l'Ardita di Gorizia abbiamo avuto buoni rapporti, al punto che Driuti è venuto da noi. Vedremo. Io credo onestamente che siamo sulla strada giusta. Ma d'altronde, come diceva sempre mio nonno, con l'acqua cheta la barca sta ferma. Sì, ci vuole un po' di boda per spingerla. Secondo me sì. E diciamo, sul fatto di procurare sempre un po' di movimento, credo di essere uno specialista. Ma infatti, ci fermiamo un attimo per la pausa, proprio perché dopo vorrei ricominciare proprio da questo aspetto della persona di Matteo Bonicioli. Un caloroso saluto dalla famiglia Zanutta Fadalti. Sì, ho detto proprio famiglia, e oggi tutti voi siete invitati a farne parte. La ditta Zanutta Fadalti è leader nel settore del riscaldamento domestico e oggi vi proponiamo un'incredibile offerta per riscaldare la vostra casa con efficienza, professionalità ed un occhio al portafoglio. Le prime 30 persone che telefoneranno al numero in sovraimpressione prenderanno un appuntamento e prenoteranno un qualsiasi macchinario della nostra linea a legna, stufa o camino, riceveranno immediatamente a casa un bancale di legna in omaggio che corrisponde circa a 10 quintali e un comodissimo e praticissimo aspiracenere. Tutta la merce verrà consegnata a casa vostra gratuitamente. Ma oggi, amici, per voi abbiamo un'offerta ancora più clamorosa. Le prime 30 persone che telefoneranno, prenoteranno un appuntamento e un qualsiasi macchinario della linea Godin, stufe o camini, avranno in omaggio 2 bancali di legna che corrispondono circa a 20 quintali e il trasporto del materiale sarà completamente gratuito. Ed ora, per chi cerca la praticità, è il momento di parlare delle stufe a pellet e a biomassa. Le prime 30 telefonate che prenderanno appuntamento e in seguito acquisteranno un qualsiasi prodotto della nostra linea pellet o biomassa riceveranno a casa 50 sacchi di pellet di abete gratuitamente ed in più verrà tutto recapitato a casa vostra senza spese aggiuntive di trasporto. Se qualcuno di voi non potesse o non volesse affrontare l'intera spesa in un unico pagamento, la Zanutta Fadalti vi propone dei comodissimi e praticissimi finanziamenti a tasso zero personalizzati. Credo sia difficile trovare un'altra azienda che vi può dare queste soluzioni a 360 gradi. Sopralluogo gratuito
con tecnici specializzati entro 48 ore dalla vostra chiamata. Finanziamenti personalizzati secondo le vostre esigenze, qualità dei prodotti e assistenza post vendita. Quindi affrettatevi a chiamare, la nostra promozione è valida solo fino a fine febbraio. Chiamate, chiamate, chiamate! Ben ritrovati a Sport Life, siamo con Matteo Bonicioli, allenatore di pallacanestro, ma io oserei dire non solo, perché personaggio tutto tondo. Abbiamo chiuso prima della pubblicità dicendo che lei, nel momento in cui c'è da fare un po' di discussione. Lei è sempre pronto, sì, alla battaglia. Sì. Allora, seguendo un po' la sua carriera, fino ai tempi anche precedenti alla Snyder, mi è sempre piaciuta questa sua non si può dire polemica, però vis combattiva, ecco, dai, sì, usiamo sì, questo neologismo. Mi fa piacere che ne mi dica questo. Io non sono, ho sempre reputato da cittadino di questo paese e da lavoratore della pallacanestro italiana di esprimere le mie opinioni. Ogni tanto avevo ragione, ogni tanto avevo torto, ma mi sembrava legittimo esprimere le mie idee. Coach, ha portato la Snyder da nulla, che era, l'ha portata fino alle coppe europee. Ha portato Avellino dalla salvezza per differenza canestri alla Coppa Europea, vincendo la Coppa Italia. All'Eurolega. Ha portato la Virtus, credo che sia l'ultimo allenatore italiano che ha vinto una Coppa Europea con una squadra italiana, sì, mi corregga se sbaglio. Ha portato il Kazakistan e l'Astana da zero, perché era, veramente non esisteva, sì, ai playoff del campionato, ma non si stanca mai. Cioè, qual è la sua vera no, forza? No, questo è sua? Devo dire sinceramente, questo è il... l'aspetto che mi emoziona di più del mio mestiere, cioè la crescita. Devo dire onestamente, io ho avuto la fortuna, per esempio una delle polemiche che mi è capitato di fare ogni tanto, è questa cosa che mi fa impazzire riguardo agli allenatori di categoria, cioè c'è quello che serve solo per salvare le squadre, poi c'è quello, cioè, che serve per vincere con i veterani. Allora, io ho sempre reputato una cosa, che un allenatore bravo deve saper fare diverse cose. Io ho avuto la fortuna in carriera, grazie ai presidenti che mi hanno chiamato, di allenare squadre che dovevano salvarsi, Teramo, con un budget minimo e ci siamo salvati, squadre che dovevano vincere, Virtus Bologna, e abbiamo vinto, o come disse una volta Ettore Messina in un'indimenticabile conferenza stampa dopo aver perso un derby con la Fortitudo, abbiamo pareggiato, sì, sì. Però abbiamo vinto con la Virtus. Però di queste esperienze, in assoluto la cosa che mi è stata più coinvolgente dal punto di vista emotivo è stato avere l'opportunità di prendere dei gruppi, di avere la possibilità di prendere dei gruppi, delle società a un punto, e dopo un percorso non molto lungo in realtà, perché non ho un buonissimo carattere, però di lasciarle a un punto nettamente migliore a quello in cui si era cominciato. La vecchiaia mi ha portato a capire che l'allenatore da solo non fa nulla, perché senza una società solida che sa passare attraverso i momenti di difficoltà senza sostituirti, senza un presidente che paga gli stipendi regolarmente, senza una struttura organizzativa alle tue spalle, tu allenatore conti poco. Però allo stesso tempo sono convinto che l'allenatore sia il traino di tutta questa grande organizzazione. Cioè, se faccio un paradosso, dico che se un allenatore capace ha dietro un'organizzazione scarsa può fare qualcosa, ma se un allenatore incapace c'ha dietro una grande organizzazione non può fare niente. In questo senso la parte più entusiasmante della mia carriera è stata quella di vivere per dei periodi con delle società e oggetti, che è stato il motivo per cui sono stato chiamato ad Astana, cioè quello di portare, per quello che mi competeva, cioè per l'aspetto tecnico e non solo, una società da un punto ad un altro. E devo dire che questi sono in assoluto i ricordi più belli che ho. La promozione con la Snyder in A1, con la gente appesa ai lampadari al palazzo, piuttosto che, voglio dire, far qualificare Avellino all'Eurolega. Cioè, ma vincendo anche la Coppa Italia contro la Siena, che dominava. Sì, cioè, vincendo la Coppa Italia, uno delle poche orgogli che ho da un punto di vista così di risultati in carriera, è che sono l'unico ad aver vinto qualcosa nel periodo del dominio senese, con due società diverse.
E questo anche perché appunto ogni tanto, diciamo, polemizzare mi aiuta, mi dà energia, mi dà benzina. Hey Coach Barnaccioli, how you doing? I just wanted to drop a few lines and tell you that it was great playing with you, and I wish you success and continued success. I know that we didn't have a great time in Rome, but it sure was good to get back with you and share some old times. And to all my Udinese fans out there, to the best fans in Italy, I just like to wish everybody a happy new year and thank you for all the support. Beh, dal mio punto di vista di giornalista, nel mio piccolo, è meraviglioso poter avere anche a disposizione, insomma, tanto materiale. E una cosa che ho sempre notato anche coach è che, parlando anche con i giocatori, perché ci capita di mantenere i rapporti, ho sentito per esempio che di recente Thalamus McGee, che lei ha avuto, sì, a Udine, che, chiedendogli, insomma, che mi ha detto: saluta il coach, persona meravigliosa, perché so che l'ha aiutata anche parecchio. Bel rapporto ha con i giocatori, oppure anche rapporto conflittuale? Allora, io devo dire questo, mi fa piacere, se hai occasione di sentirlo. Ciao Thalamus. Thalamus, tra l'altro so che ci segue su Web TV. Hi Thalamus. Thalamus, nice to meet you again. Voglio dire questo, più che i risultati, onestamente qualcuno l'ho ottenuto nel corso di questi anni, ma leggere per esempio un'intervista di Charlie Smith, che disse: Matteo mi ha fatto capire dove potevo arrivare, piuttosto che Keith Langford dichiarare a un mensile specializzato in pallacanestro: la svolta della mia carriera è arrivata quando ho conosciuto Matteo. In questo c'è, in qualche maniera, lo dico senza voler pompare troppo questa storia, ma diciamo la mia formazione classica e questa passione per la maieutica socratica, vuol dire il fatto di individuare in una persona, ancora prima che in un giocatore, delle potenzialità, e riuscire attraverso anche degli scontri. Io per esempio ogni volta che mi incontro con Teo Libegovic sono baci e abbracci, però non dimentico che un giorno in uno spogliatoio del Carnera stavamo per metterci le mani addosso, perché credo che la parte più appassionante di questo mio mestiere, che è molto correlata con la crescita, sia il confronto con le persone. Ho avuto occasione recentemente di leggere un libro a cui faccio pubblicità in maniera sfacciata, che è la biografia scritta da Oscar Eleni e da Meda, di cui non mi ricordo il nome, altro giornalista, Sergio Meda, una biografia su Cesare Rubini, con il quale mi condivido soltanto il luogo di nascita, perché stiamo parlando di uno dei massimi assoluti. E la cosa che emerge nelle interviste che vengono fatte contestualmente alla ricostruzione di parti della carriera di questo grandissimo sportivo che l'Italia ha perso qualche anno fa, sono le dichiarazioni di molti suoi atleti che non lo ricordano per le spaziature o per il, non lo so, per il timing, lo ricordano per averli guidati e per averli educati a cercare di raggiungere dei grandi obiettivi: Giulio Iellini, Renzo Vecchiato, Arthur Kenney, che ancora adesso viene a Trieste ogni anno a ricordare il suo grande. Quindi il fatto di avere con la gran parte, ci sono due o tre casi nei quali i miei rapporti con i giocatori che ho allenato non sono buoni, però il fatto di avere da parte di molti giocatori che ho allenato questo affetto sincero, questo rispetto che poi diventa amicizia nel momento in cui non lavori più assieme, credo sia in assoluto, al di là delle poche cose che ho vinto e delle partite che ho, la più grande soddisfazione della mia vita. Molto, molto bello da sottolineare. Coach, lei è stato di recente anche in Kazakistan, e a me piace sempre poter parlare con le persone che hanno esperienze diverse da quelle che posso vivere io in Italia, sì, proprio per imparare anche quello che c'è al di fuori dei confini. In Kazakistan che atmosfera ha trovato? Che esperienza è stata, al di là dell'aspetto tecnico? Innanzitutto un'atmosfera fredda, nel senso che fa un freddo terribile, sì, perché diciamo l'inverno si va dal meno 30, il record è stato meno 51. E se l'hai anche vista brutta, mi pare, no? Sì, sono stato anche male, ma insomma per fortuna, o meglio dire, la grande ospitalità dei kazaki ha fatto sì che venissi curato nella maniera migliore possibile e che la mia polmonite si risolvesse in maniera positiva. Ho incontrato un capitalismo emergente, nel senso
un paese molto orgoglioso dell'autonomia guadagnata una ventina d'anni fa, nel momento in cui il blocco dell'ex Unione Sovietica si è sciolto. Un paese che si è trovato grande come tutta l'Europa, sì, abitato da 14 milioni di persone, quindi pochissima gente, di tradizioni nomadi, e che ha avuto la fortuna in questa terra molto difficile da vivere di trovarsi sotto il sedere giacimenti di uranio, diamanti, gas e benzina, diciamo così, petrolio, tali da diventare uno dei paesi più ricchi del mondo. È chiaro, io non sono un sociologo, nemmeno un politologo, ma è chiaro che la transizione dal comunismo a una forma, diciamo così, moderna di democrazia è ancora in essere. Non si può nascondere che in questo momento, diciamo, Nursultan Nazarbayev, che è il presidente della Repubblica Kazaka, sia un presidente democraticamente eletto, ma con una maggioranza di voti talmente ampia da far nascere qualche sospetto. Ma allo stesso tempo devo dire che la chiarezza degli obiettivi, le ambizioni per raggiungere questi obiettivi. Io ho avuto occasione, grazie a questo mio ruolo, per esempio, di essere ospite degli studi della televisione kazaka. Io sono stato ospite degli studi della RAI di Roma, della RAI di Milano, e insomma ho visto quello che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi dal punto di vista delle strutture tecnologicamente avanzatissime. Open space, vetro e acciaio, microfono. Ho visto, sono stato partecipe, ed è una cosa della quale sono molto orgoglioso, in qualche maniera, della nascita di questa polisportiva, che in questo momento raggruppa 9 gruppi sportivi, tra i quali il ciclismo, che ha vinto il Giro d'Italia con Nibali. Il ciclismo è la squadra più forte al mondo, proprio. Sì. La Samruk, che è questa, una sorta di IRI kazako, che ha un suo dipartimento sportivo. Dopo aver mandato per un anno dei suoi dirigenti a studiare il funzionamento di Real Madrid e Barcellona per capire quello che diceva prima, per capire come si faceva, hanno dato vita a questa polisportiva del presidente, 9 gruppi sportivi, un budget impressionante, perché la volontà è quella di convogliare, diciamo così, l'orgoglio nazionale e trasmettere questa immagine di un paese moderno, ambizioso, non soltanto attraverso grandi risultati come ad esempio l'Expo, che dopo Milano si svolgerà ad Astana, credo nel 2017, ma anche attraverso lo sport. Ed è stato interessante, se mi permette di dire una cosa, perché molto spesso qui da noi l'approccio allo sport è un approccio, diciamo così, un po' appassionato, come noi mediterranei, ma un po' poco strutturato. In un incontro che io ho avuto con il ministro dello sport ad Astana, mi venne scientificamente spiegato come il problema era far conoscere al mondo questo nuovo paese, il suo orgoglio di essere diventato indipendente. Vennero convocate ad Astana 2 o 3 delle più grandi agenzie di comunicazione del mondo, e gli venne chiesto: come facciamo a far sapere che siamo autonomi, che è nata questa nuova capitale? Astana è come Brasilia, una capitale di 1 milione di abitanti, cresciuta in 15 anni. Vennero fatti una serie di prospetti: acquistare spazi pubblicitari sui giornali, acquistare spazi pubblicitari in televisione, sport. Si decise che l'investimento dello sport, che avrebbe avuto ovviamente dei riverberi a livello di comunicazione, perché è chiaro che quando Nibali, con su scritto Astana sulla maglia, vince il Giro d'Italia, in tutto il mondo, ci sono in tutti i giornali sportivi e non solo, c'è l'articolo che parla di Nibali, che parla di Astana, che parla del gruppo sport. Si decise di investire nello sport con un obiettivo specifico, cioè quello di ottenere un ritorno in termini di immagine e di comunicazione che andasse a beneficio non soltanto dello sport, ma di tutto il paese. Questo, tra parentesi, spiega anche la decisione di Nibali, uscita ieri, ufficializzata ieri, di rinunciare al prossimo Giro d'Italia per puntare dritto al Tour de France. Lui vuole vincere il Tour de France. Che loro hanno già vinto con Armstrong e con Contador. Ho letto una sua frase in un'intervista di qualche anno fa, credo, a questo punto, però era già in Kazakistan, in cui diceva: il livello di professionalità e di strutture messe a disposizione dello sport è tale che accetto anche di essere esonerato, perché lavoro con il massimo e accetto. Non accetto di esserlo quando in Italia
la società non paga, i giocatori, certo, non sono più così. Certo. Infatti, poi, guardi, questo, a parte il fatto che anche la modalità di questo mio partenza dal Kazakistan è stata una modalità molto diversa dalle... In Italia c'è questa abitudine per cui l'allenatore è simpatico finché vince, e poi diventa antipatico quando perde. Io ho sempre, diciamo, l'accordo che io ho preso con il mio general manager, il grande ex giocatore Valery Tikhonenko, prima scelta degli Atlanta Hawks di Mike Fratello negli anni 80, che è stato il mio general manager e che è stato il mio general manager e è diventato il mio grande amico in questi 2 anni e mezzo. La prima cosa che gli chiesi, parlando in spagnolo, perché la cosa divertente di questa esperienza è stata che l'allenamento lo si conduceva in inglese, con il general manager si parlava in spagnolo e bisognava imparare il russo. Io adesso leggo e scrivo un po' di cirillico e capisco qualcosa di russo, che è una lingua molto complicata, e quindi c'era questo esperanto sportivo incredibile nella nostra vita quotidiana. Non si annoia mai. La cosa che io pretesi da lui, sorprendendolo all'inizio, fu questa. Gli dissi: guarda Tiki, il giorno in cui dovrai mandarmi via, perché prima o dopo succederà, ci mettiamo d'accordo fin d'ora, glielo dissi 2 anni e mezzo fa, che andiamo a cena, te la offro io, tu mi comunichi che sono stato esonerato, e ridendo e scherzando ce ne andiamo a casa. Così è stato. E questo è stato uno dei diciamo... La società, a un certo punto, dopo aver fatto 2 anni formidabili, abbiamo avuto un momento di difficoltà e la società ha deciso che, siccome non si potevano cambiare troppi giocatori che non stavano rendendo per quello che si aspettava, bisognava dare la famosa scossa e quindi bisognava prendere un allenatore bravo come Alexander Trifunovic, che è arrivato ad Astana, molto bravo, al quale auguro le migliori fortune. E io ho detto va bene, però il tutto è stato fatto in un clima di grande serenità e di grande... ci sentiamo tuttora, io faccio il tifo per loro mi fanno sapere i loro risultati, siamo in contatto via Facebook, via mail, perché c'è questa consapevolezza comune. Ho fatto il viaggio di ritorno da Astana a Istanbul per poi rientrare a casa con la persona, cioè con il capo della polisportiva che mi ha mandato via. Abbiamo viaggiato assieme. Cioè l'ha accompagnata? Sì, lui andava per il ciclismo a Ginevra, io tornavo a casa. Abbiamo fatto il viaggio assieme in aereo parlando come 2 persone normali, perché c'è stata innanzitutto questa distinzione tra quello che è il lavoro e la vita. E secondo, diciamo, essere rimossi dal proprio incarico sentendoti dire ti ringraziamo per quello che hai fatto per il nostro paese. Quindi non per la squadra, no, per il nostro paese. Perché anche in qualità di commissario tecnico nazionale abbiamo fatto un buon campionato asiatico a Manila. L'estate scorsa c'erano tutte le competizioni della FIBA continentali, FIBA, certo, Europe, FIBA America, FIBA Asia. Io ho partecipato a FIBA Asia a Manila come commissario tecnico del Kazakistan, abbiamo fatto bene dopo molti anni in cui il Kazakistan non andava con la squadra nazionale alle competizioni. E quindi, diciamo, salutarsi così è stato un bel salutarsi, insomma. Infatti sono serenissimo in attesa di qualcosa che succederà prima o dopo. Vabbè, siccome io parlerei anche per ore, ma facciamo così, le prometto fin d'ora che la reinvito possibilmente la seconda puntata off season, in modo tale che se ha qualche incarico facciamo ben volentieri. La seconda puntata ben volentieri. Da italiano in Kazakistan, il caso Shalambayev, come l'ha vissuto? Perché era una storia un po' complicata anche vissuto, di rapporti, no? L'ho vissuto da italiano all'estero, che non è una condizione facilissima. Perché quando tu sai, soprattutto da fonte italiana, che l'ambasciatore kazako a Roma, che io ho conosciuto personalmente, è una persona di grande qualità, stava seduto al Ministero degli Interni di una tra le 7 più grandi potenze del mondo e diceva al nostro ministro cosa doveva fare, cosa non doveva fare, non ti fa particolarmente piacere. Proprio. Secondariamente, diciamo, al di là della signora e la bambina, so che sono rientrate in Italia. È chiaro che quella era una forma di pressione per cercare di beccare il marito, che, come diceva il mio amico Luca Maggitti, tuo collega giornalista di Roseto, diciamo, lui come dissidenti, nella sua esperienza così di giornalista e di uomo colto, si ricordava, non so, quelli di Pertini, quelli di, no? Cioè di gente che aveva fatto la galera per esprimere le proprie idee. Questo signor, il padre, il marito di questa signora qua, è diventato dissidente dopo aver portato 2 miliardi di dollari in una banca londinese, portati via al governo kazako, e poi dopo ha scoperto che era dissidente. No, lungi da me dare
diciamo così, delle valutazioni tecniche su argomenti che A non mi competono, B che non conosco. Però è chiaro che diciamo, uno che porta via 2 miliardi di dollari dal proprio paese e li mette in una banca in Inghilterra, poi viene messo in galera anche in Inghilterra per dei motivi, e che poi si dichiara dissidente, diciamo è una forma di dissidenza anomala, ecco, rispetto ad altre forme di dissidenza che esistono in quel paese, come in, come in Russia, come in Italia stessa, dove il dissidente si assume anche i rischi di una posizione di questo genere. Chiaro. In quel caso mi sembra che i rischi siano stati, diciamo così, vissuti in maniera piuttosto comoda. Sono molto più sollevato dal fatto che ci siamo già accordati per la seconda puntata, quindi ho altri argomenti che seguiremo. Ho ancora due domande, coach. Sì. Tornando indietro, in questa prima parte della sua carriera, c'è qualcosa che non rifarebbe? Una scelta che non rifarebbe? Se si la sente no, dirlo, sì, no. Allora, devo dire una cosa. Io non ho mai avuto un buon carattere. E, l'estate scorsa sono stato invitato, prima dei finali nazionali organizzati da Davide Michalic qui a Udine, a presenziare ad una partita di vecchie glorie, Snaidero, Paracanestro Trieste, che tra l'altro, mannaggia, abbiamo perso. Io allenavo Udine. E ho rincontrato Eddie Snaidero. Non posso nascondere che quando me ne sono andato da qui, no, diciamo, il mio rapporto con il presidente non fosse più come quello degli inizi. Il fatto di esserci reincontrati e di esserci sorrisi e abbracciati, perché naturalmente poi il tempo pulisce le cose stupide, i dettagli stupidi su quali ogni tanto ti prendi, e ti lascia invece il ricordo di un'esperienza vissuta assieme fantastica, è stata una grande soddisfazione. Perché dico questo? Perché se io sono un po' litigioso, nel senso che ogni tanto da ragazzo, quando avevo 30 anni partivo alla prima, adesso parto alla quinta, però parto sempre. E quindi non è tanto una cosa che non rifarei, perché credo anche che il mio carattere mi abbia portato a ottenere risultati che nessuno si aspettava, il mio brutto carattere. Se lo avessi avuto un po' meno brutto, forse qualche esperienza sarebbe durata un po' di più, e questa è una mia responsabilità. Però so altrettanto che l'unica, non cito l'anno, però l'unica volta in cui mi sono imposto, lo dicevo scherzando qualche tempo fa con mia moglie, di fare Lupo de Lupis, il lupo tanto buonino, è stato l'anno peggiore della mia carriera. E quindi son così, purtroppo non c'è niente da fare. La domanda è, detto di quello che è stato nella prima parte della sua carriera, nell'immediato futuro c'è qualcosa oppure si gode Trieste no. E il suo lavoro? Allora, io ho imparato questo in questi ormai 13-14 anni a capo allenatore, che le cose ti possono succedere nel bene e nel male in maniera assolutamente inaspettata. All'inizio della mia carriera era inevitabile che io vivessi questa io, come credo molti miei colleghi, questa situazione con molta ansia. Adesso sarà perché, come si vede purtroppo anche dallo schermo, i capelli non ci sono più, ci sono diversi chili in più rispetto a qualche anno fa, ci sono due figli fantastici che stanno crescendo, una moglie pazientissima che continua a stare con me nonostante io viva per 10 mesi all'anno dall'altra parte del mondo. So che possono succedere le cose positive e le cose negative sulle quali io ho un'incidenza relativa, so di essere stato allenatore dell'anno in 3 paesi diversi, e credo che dove la parola diversi è effettivamente tale, sì, perché diversi ma proprio diversi, proprio diversi, sì, sì. E quindi so che prima o dopo qualcosa succederà, mi auguro che succeda una cosa interessante, divertente, che possa darmi le stesse soddisfazioni che ho avuto da quando ho fatto questo mestiere, da quando ho cominciato a fare questo mestiere. Ringrazio Matteo Bonicioli, il tempo è veramente volato, ma tanto torna, coach, ce l'ha promesso, ce siamo promesso. Facciamo la seconda puntata. In bocca al lupo. Grazie. Per tutto, grazie anche a voi. Di essere stato. Se mi permettete, in una regione complicata come la nostra, vedere una realtà non soltanto televisiva, so che organizzate anche grandi appuntamenti come le finali di Juniores, cioè vedere un gruppo di persone, lei, Davide Michalic, che si danno da fare per lo sport in maniera imprenditoriale, testimoniando che si può fare,
è una grande cosa e vi faccio i miei complimenti e i miei auguri. Li prendiamo a tutti e ci danno anche una spinta per migliorare e cercare di migliorare ancora di più. Grazie a coach Matteo Bonicioli, grazie a voi per averci seguito. Prossima settimana siamo di nuovo qua con Sport Life. Buon anno, ciao a tutti. Arrivederci.